Brevemente vi presento Padre Beniamino De Palma. Fino a qualche mese fa lui stava come vescovo, era il vescovo di Nola. Adesso lo è ancora, ma non ha più la responsabilità diretta della diocesi. Lui abita a Napoli, nella casa dei Vincenziani, perché è un padre vincenziano, cioè San Vincenzo De Palma. E gli do subito la parola, così saremo sicuramente arricchiti dalla sua parola, della sua parola semplice, soprattutto perché la parola è frutto dell'esperienza, ecco, che ha fatto in questi anni. La nostra Padre Beniamino è una parrocchia che sta vivendo una bella esperienza di comunità. Ogni anno, da quando io sto qui, cioè 2 anni, questo è il secondo anno che è all'inizio, facciamo un po' un momento assembleale, soprattutto con quelli che vivono più da vicino la realtà parrocchiale, in modo tale da comprendere che noi dobbiamo avere uno stile così modale, cioè di fermarci, ascoltare, domani sera ci confronteremo, in modo tale che questo diventa, ecco, un momento non solo formativo, ma diventa anche un momento in cui noi prendiamo coscienza di ciò che siamo e a che cosa siamo chiamati. Buonasera a tutti quanti voi, chiedo scusa del ritardo, grazie a Don Rosario, Don Salvatore. Non voglio abusare la vostra pazienza, cercherò di essere sintetico, parlerò a modo di slogan, lasciando a voi poi domani la possibilità di tornare su queste polemiche. Non si può essere parrocchia come una volta. Non si può essere parrocchia come una volta. Bisogna cambiare registro, bisogna cambiare strada, perché il mondo è cambiato. Dice Papa Francesco, non viviamo più in un'epoca di cambiamento, ma un cambiamento di epoca. Abbiamo lasciato la sponda, siamo in pieno mare, la spiaggia opposta non riusciamo ad avere. Dobbiamo essere una chiesa per questo momento della storia e per questo tempo. Non ci sono ricette, non ci sono ricette, non ci sono più ricette. Prima si sapeva cosa dovevamo fare, oggi non ci sono più ricette. Le ricette vanno cercate insieme, vanno cercate insieme. La fatica di stare insieme è la fatica di ascoltarsi, senza fretta di arrivare a delle conclusioni. Questo termine, chiesa missionaria, noi in Italia l'avevamo già ascoltato dal 1970, la chiesa deve evangelizzare, poi la chiesa deve uscire, 80, la chiesa ha una conversione missionaria. Papa Giovanni Paolo II ci diceva che devono cambiare gli stili, i linguaggi, i metodi. Una parrocchia deve cambiare direttamente tutto. Se vuole essere una parrocchia attraente, che sa dire e sa dare un messaggio alla gente di oggi. È venuto un papà alla verità che non ci ha dato più una dottrina da ripetere, non ci ha dato una dottrina da ripetere. Ormai noi avevamo le tasche piene di dottrina, la testa piena di dottrina, ma la dottrina non cambia molto, non cambia la vita. È venuto un papa che ci sta facendo fare l'esperienza del concilio, come oggi deve vivere una chiesa, ma ce lo sta dicendo non a livello dottrinale, ma a livello esperienziale.
sulla Chiesa luce e chiuse, la Chiesa la si vive, la Chiesa la si vive. Sull'esperienza credente non si discute, l'esperienza credente la si fa concretamente. Ecco la prima modula che noi dobbiamo assumere e imparare, l'esperienza a tutti i livelli. A tutti i livelli. Si fa esperienza di chiesa, si fa esperienza di autentica vita cristiana, si fa esperienza di comunione, si fa esperienza di missione, si fa esperienza. Diceva che un Papa da lontano che ci ha fatto capire che il Concilio non è una bella dottrina da ripetere o da citare continuamente. Il Concilio ha voluto essere un modo nuovo di essere chiesa. Un modo nuovo di essere chiesa. E Papa Paolo usava un'espressione molto bella: col Concilio lo Spirito ha attrezzato la Chiesa ad affrontare le sfide del nuovo millennio. Questo dovrebbe essere il Concilio. Attrezzare la Chiesa per poter affrontare le sfide del terzo millennio. Ma dobbiamo essere onesti, noi abbiamo sciupato tanti anni, discutendo. Quale Chiesa per questo tempo? Una Chiesa che sa vivere nella complessità. Quanto i nostri laici sognano una chiesa tranquilla, una chiesa senza problemi, non si rendono conto che il mondo è cambiato. Una chiesa che sa vivere nella complessità. La complessità ci ha appartiene. Dobbiamo vivere in questa complessità. Un mondo dove non ci sono risposte, ma dove ci sono soltanto delle domande. Non ci sono risposte, sono delle domande da ascoltare e delle domande da porsi. Una chiesa che non sente la nostalgia, come la più bella prima, come la più tranquilla prima. Una chiesa che non è come l'ostrica, che si chiude. Una chiesa che non conosce l'arte dello struzzo, fa finta di non vedere. Terribile. Una chiesa che vive nella complessità. Guardate, in questa complessità ci sono tre fenomeni che noi dobbiamo tenere presenti. Anche qui nella nostra parrocchia, anche qui nelle nostre zone. Senza illudersi. C'è una eclissi di Dio. Dio è scomparso dall'orizzonte dell'uomo. Dio è scomparso come punto di riferimento. C'è l'eclissi di Dio. C'è uno sviluppo della religiosità ma non della fede. La religiosità galoppa, e la guarigione della Madonna, l'estate della Madonna, i santi. La religiosità galoppa, la fede è ai minimi termini. C'è la crisi di Dio. Ci sono tanti segni cristiani, ma il protagonista non c'è più, Gesù Cristo. La gente non conosce più Gesù Cristo. Cosa ci ha portato di bello Gesù Cristo? Cosa ci ha portato di interessante Gesù Cristo? Qual è la novità del Vangelo? La gente celebra i riti, cerimonie, ma il protagonista non c'è più. Una parola oggi deve avere il coraggio di accettare di vivere nella complessità. Senza nostalgia e senza fuggire. E senza cercare scappatoie, senza pastorale di va dopo. Oggi ci vuole una pastorale profetica, dove
e va dopo con Reggio. In questa complessità c'è un altro problema, l'eclissi dell'uomo. Ma vi rendete conto quello che sta succedendo agli immigrati? L'uomo non ha più valore. L'uomo non ha più un valore. Scomparso Dio e scomparso l'uomo. Ma lo diceva già il figlio della madre Gabriele, che spesso. Se scompare Dio, scompare la dignità dell'uomo, è quello che sta succedendo. E scomparsa la dignità dell'uomo. L'uomo non vale niente. E poi c'è la crisi dell'umano, in modo più semplice. L'uomo è fatto per le relazioni. Crisi dell'umano significa sono venute meno le relazioni, i sentimenti, gli affetti. C'è la disumanità, la disumanità. E il segno della disumanità è l'individualismo galoppante. Gallo, dopo, nella società, nelle famiglie, anche nella Chiesa, e anche nella Chiesa. Una comunità mondiale deve tenere conto di questi fenomeni. Dio lo dice interessante. L'uomo non ha più valore. L'uomo è il porto di Dio. L'uomo è il porto di Dio. Attraverso l'uomo noi incontriamo il volto di Dio. L'uomo non ha più volto, la crisi delle relazioni. Guardate, una comunità parrocchiale dove non c'è la cultura delle relazioni è una comunità soltanto ipocrita, di finzione. Manca ciò che la caratterizza, le relazioni. Questa è la comunità parrocchiale. Una comunità dove non esiste Dio, esiste il noi. Tenendo conto che l'io è parola diabolica. L'io ha consumato il primo peccato. Nel noi è la parola trinitaria. Una parrocchia che sa vivere nella complessità. La seconda parola, ma vivere nella complessità non per forza, ma con atteggiamento positivo. Amando il mondo, amando la storia. Voi ricordate il Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes. La Chiesa guarda con simpatia l'uomo, guarda con simpatia il mondo, perché questo uomo è stato salvato. In questo mondo il Verbo si è fatto carne, in questo mondo c'è la Pasqua del Signore, in questo mondo c'è la Pentecoste, in questo mondo c'è lo Spirito. Cristiani non pessimisti che si tengono addosso con Gesù, non ammalati di pigrizia, ma cristiani incendiari che hanno il forte. Il mondo è difficile, ma noi come Chiesa esistiamo per questo mondo. Esistiamo per questo territorio, esistiamo per questa gente. Non cristiani impiegati, ma cristiani missionari, ci dice Paolo. Una Chiesa che vive nella complessità, con lo sguardo positivo. Una Chiesa attenta alle periferie. Guardate, le periferie non sono quelle di altri. In ogni parrocchia c'è una periferia. In ogni parrocchia c'è la periferia. E la periferia è quel mondo. Dove il Vangelo non è arrivato per un motivo o per un altro. Dove Gesù Cristo non è arrivato per un motivo o per un altro. Una parrocchia che ascolta le periferie
perché dalle periferie partono le invocazioni e la progettazione pastorale. Guardate, la progettazione pastorale non avviene in una sala della telefonica. La progettazione pastorale la fanno le periferie, la gente, gli uomini che vivono in questo territorio, che vivono per le strade, che vivono qui, in questa zona. Loro ci dicono, il percorso da fare. Loro ci dicono come riempire l'agenda. Loro ci dicono come riempire l'agenda. Una chiesa che fa pastorale non a padolino delle segrestie, a pastorale dopo aver ascoltato, se riesce, dopo aver ascoltato le invocazioni del popolo. Chiesa è riuscita, ci sta dicendo Paolo Gesù. Attenzione, chiesa è riuscita non significa andiamo per l'estate, anche chiesa è riuscita, una chiesa che si lascia evangelizzare da Gesù e poi esce per portare Gesù. Perché dove arriva Gesù Cristo, arriva la novità. Dove arriva Gesù Cristo, arriva il fuoco. Dove arriva Gesù Cristo, non c'è più tranquillità. Gesù Cristo porta inquietudine, porta inquietudine. Sono venuto a portare il fuoco, come voglio che questo fuoco possa incendiare. Una chiesa riuscita che prima ha acquistato degli atteggiamenti spirituali. Guardate, se noi ci crediamo, chiesa in uscita, andiamo per l'estate, non conviene. Chiesa in uscita, una chiesa che prima ha acquistato degli atteggiamenti spirituali. E gli atteggiamenti spirituali sono, lo diceva Papa Benedetto e Papa Francesco, l'incontro con Gesù Cristo ti cambia la vita. L'incontro con Gesù Cristo ti apre orizzonti nuovi. Una chiesa che incontra realmente Gesù Cristo. Ma dico realmente. Una chiesa che non gioca al cristianesimo. Questa è un'espressione di Kierkegaard. Diceva Kierkegaard, oggi pare che non ci siano delle eresie, ma c'è l'eresia più pericolosa, giocare al cristianesimo, far finta di, giocare al cristianesimo. Una chiesa che incontra realmente Gesù Cristo. E Gesù Cristo lo incontra nella parola e nell'Eucaristia. Una chiesa che si lascia illuminare dalla parola e dall'Eucaristia. Una chiesa che, come Maria di Nazaret, seduta ai piedi del Maestro, ascolta la parola, non come Marta che si agita. Una chiesa contemplativa, in questo tempo di complessità. Abbiamo bisogno di una chiesa contemplativa, ma contemplativa non intimistica, non per il gusto di fuggire il mondo, contemplativa per lasciarsi evadiare dal sole e dal fuoco e poi uscire dal cenacolo per andare in mezzo alla gente. Una chiesa contemplativa che vive lo stile di Gesù Cristo. E lo stile di Gesù è stato uno stile umano. Gesù parlava con Dio quando si ritirava su in montagna, ma quando camminava per le vie della Palestina,
mattina Gesù non parlava di Dio, lo faceva vedere. Lo faceva vedere. Proprio perché lo faceva vedere, la gente cercava di toccarlo, di incontrarlo, perché da lui veniva fuori la voglia di vivere, la voglia di vivere. Una chiesa contemplativa che oggi annuncia Gesù Cristo con lo stile umano. Non è più tempo di dottrina, la dottrina ci vuole, ma viene dopo. Oggi bisogna riscaldare il cuore, e il cuore è riscaldato quando si trova un altro cuore che brucia. Lo stile umano. La capacità di Gesù di guardare la gente. La capacità di parlare con la gente. La capacità di Gesù di ascoltare la gente. La capacità di Gesù di toccare la gente. Toccare la gente. Guardate, i cristiani oggi devono fare funzionare i cinque sensi. I cinque sensi. Ma i cinque sensi funzionano se dentro c'è una ricchezza. Se dentro c'è una ricchezza. Soltanto lo stile di Gesù Cristo oggi può far aprire gli occhi all'uomo delle nostre comunità. Abbiamo visto un uomo diverso, abbiamo sentito valori diversi, abbiamo incontrato uno sguardo diverso, Stile umano significa non aver fretta davanti all'uomo e alla donna che entrano nelle nostre comunità o che noi incontriamo per strada. Stile di Gesù Cristo significa non alla superficialità. Stile di Gesù Cristo significa non all'indifferenza. Ogni uomo è un mistero. Ogni uomo è una visita di Dio. Ogni uomo. Amandole i tre, Abramo incontrò i tre, senza sapere. E incontrò il mistero. Ogni uomo è il mistero di Dio. E ogni uomo va incontrato. Perché ogni uomo è la terra santa. La terra santa. La terra santa non è Gerusalemme. La terra santa è ogni uomo e ogni donna delle nostre comunità. Una chiesa che oggi annuncia il Vangelo, attenta alla vita, attenta alle situazioni che la gente ha sentito. E partendo dalle situazioni, poi grida il Vangelo, partendo dalle situazioni, non il Vangelo calato dal mondo, ma il Vangelo come risposta a delle domande che vengono dal basso, Una comunità cristiana che ha lo stile di Gesù Cristo. Fate fraternità, Guardate, qual è la novità del Vangelo? Perché ci sono venuto? Non per salvare le anime. Gesù non salva le anime. Dio non salva le anime. Gesù è venuto per salvare l'uomo. Dio salva l'uomo. Il Vangelo non ci rende religiosi, ci rende umani. Il Vangelo è per una bella vita umana. Qui dobbiamo cambiare un po' la terminologia di vita, teologica. Il Vangelo ci rende umani. Il Vangelo è una proposta per una bella vita umana. E Gesù Cristo è venuto
per fare voi una fraternità. Il come glielo dico a Padotti, fate fraternità. Non create individualisti religiosi, ma per fare fraternità. C'è un'espressione molto bella di una delle preghiere eucaristiche di nuovo. In un mondo segnato dalla divisione, la Chiesa sia sacramento di fraternità. Questo è come di una parola che non tieni fuori. Non fare conto. Fate fraternità. Fate fraternità. Perché dove c'è fraternità, lì è giunta la Dio. Il segno che il Vangelo è stato accettato dove c'è la fraternità. Tutti voi siete fratelli, uno solo è il Padre vostro e uno solo è il vostro Maestro. Una comunità in questo tempo che impara l'arte più difficile, l'arte del discernimento e l'arte della sinodalità. Sinodalità. Sinodalità insieme, 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 insieme. Con lo stesso passo, con lo stesso passo. O insieme, o diventiamo navigatori solitari. E i navigatori solitari annunciano se stesso. Non annuncia il Vangelo. Solo la Chiesa, il noi, annuncia il Vangelo. L'arte della sinodalità. Un passo indietro per fare tutti insieme un passo avanti. Il rifiuto del protagonismo perché la comunità sia il soggetto dell'annuncio del Vangelo. I protagonisti cercano se stessi. L'operatore pastorale annuncia Gesù Cristo. Annuncia Gesù Cristo. L'arte della sinodalità. Diceva San Giovanni Crisostomo, Chiesa uguale sinodo. Dire Chiesa significa camminare insieme. Dove non si cammina insieme, non c'è la Chiesa. La fatica di camminare insieme è un'autentica fatica. Guardate, noi da soli, faremo più miracoli, ma non saremo Chiesa. Il vero miracolo è costruire la Chiesa, non fare miracoli da soli. E poi il discernimento, quello che state facendo oggi e domani, fermarsi, fermarsi. Per fare una cernità, discernere, una cernità, senza lasciarsi prendere dalle emergenze, ma scegliere le priorità, le priorità. Fare una cernità. Senza lasciarsi prendere dall'emergenza, dai bisogni, ma preoccuparsi delle priorità, delle priorità. E questo discernimento si fa insieme, si fa insieme, si fa insieme. Ma il discernimento suppone, suppone che sia acquisito il pensiero di Gesù, sia acquisito il pensiero di Gesù, e ognuno pensa col pensiero del Signore. Allora ci si ritrova. Ma se c'è il proprio pensiero, mettere insieme le teste diventa difficile. Diventa difficile. Una comunità parrocchiale. Sceglie oggi
sceglie oggi lo stile della pastorale ordinaria. Pastorale ordinaria. E lo spazio ha scritto lo slogan alla fine dei fogli. Fare meno, fare di più insieme. E fare insieme. Fare meno, fare bene, fare insieme. Lo sguardo alla fine. La pastorale ordinaria. Guardate, noi cresciamo in maniera ordinaria. Come uomini cresciamo in maniera ordinaria, non ce la cogliamo, ma ogni giorno cresciamo senza accorgerci. La comunità parrocchiale cresce con la pastorale ordinaria, non con gli eventi o con gli avvenimenti. Gli avvenimenti ci distraggono, consumano tante di quelle energie, senza alcun risultato. È la pastorale ordinaria che fa crescere la comunità. Che significa? La cura delle relazioni, la cura della comunione, la cura della vita spirituale, la cura della vita spirituale, la cura della catechesi, la cura dell'Eucaristia domenicale soprattutto. Una parrocchia che fa pastorale ordinaria, piano piano, cambia la qualità. Il problema è che noi abbiamo bisogno di distrazione. Allora gli avvenimenti per distrarci un poco, perché l'ordinario ci stanca. Creare ansia. Nella vita cristiana si vive di pastorale ordinaria, superando la noia, superando la ansia, facendo bene le quattro colonne delle quali parlano gli atti degli apostoli. La prima comunità cristiana è l'assiduo all'ascolto della parola, e l'assiduo all'Eucaristia, e l'assiduo alla preghiera, metteva tutti in comune. E a te a volte le quattro colonne che sostengono la Chiesa. Guardiamoci dalla tentazione della pastorale straordinaria. Molto pericoloso. Una parrocchia che sceglie alcuni termini per il cammino pastorale. L'essenziale. La qualità. Guardate, non basta fare proposte pastorali. Bisogna che siano belle e interessanti. Perché non se non sono belli e interessanti, la gente li rifiuta. Perché tante iniziative non arrivano in posto? Perché non sono interessanti. Non toccano il cuore. Non danno risposte ai bisogni. Toccano la mia pelle, non toccano il mio cuore. Una parrocchia che sceglie lo stile della essenzialità. Della qualità e una pastorale di generazione. Adesso lo spiego. Generazione. Una parrocchia che si può generare la fede, che vive il compito della maternità. Generare la fede. Guardate, non fare il catechismo, Non fare il catechismo. Generare la fede, che è totalmente diverso. Generare all'esperienza di Dio. Per cui una parrocchia che oggi volesse parrocchia in questo momento deve essere con un po' di fantasia pastorale e profetica, deve essere capace di cambiare tutti i sistemi dell'inizio cristiano. Dove?
una pastorale di generazione generale, non una pastorale soltanto di tradizione umana. La parola deve cambiare struttura. La struttura di servizio deve diventare luogo di dialogo e di accoglienza. La struttura di servizio. Io mi capirei a chiedere il certificato. Sì, il certificato te lo do, ma siediti. Parliamo, incontriamoci, discutiamo. Ma tu chi sei? Da dove vieni? Non ti vedo da tanto tempo. Mi racconti la tua storia. La stazione di servizio ha questo compito non soltanto del parroco o del prete, anche di una catechista che accoglie le persone, non preoccupata soltanto di fare un servizio, di fare un servizio. La persona è più importante del servizio. Il servizio può aspettare la persona, ma questo può non tornare più. Una parrocchia che rifiuta di essere un ufficio o un'azienda, per l'Italia, e diventa una scuola di interiorità e di contemplazione. Una parrocchia che educa la preghiera. Guardate, pregare è l'arte più difficile, è l'arte più difficile. Noi crediamo che sia un gesto facile, è il gesto più difficile. Pregare come il fariseo è facile, pregare come il fariseo è facile, ma pregare come Mosè, come Abramo, è difficilissimo. Perché pregare significa entrare nel mondo di Dio. E per entrare nel mondo di Dio bisogna dire no al proprio mondo, no al proprio mondo. L'io scompare per entrare nel mondo del tu, nel mondo del tu, guardate qui, entrare nel mondo del tu, nel tuo Dio. Una parrocchia che dall'occa forte del sacro diventa laboratorio di comportamenti virtuosi. La parrocchia deve imparare ai comportamenti virtuosi. Comportamenti virtuosi. L'onestà, la trasparenza, la vita come esperienza, l'attenzione al bene comune, il rifiuto del consumismo. La parrocchia che da bocca forte del sacro diventa luogo dove si imparano i gesti virtuosi della vita. Una parrocchia che fa passare il Vangelo attraverso il linguaggio dei gesti. Papa Francesco, perché è interessante? Perché riesce a colpire? Per i gesti. Con i suoi gesti mette in crisi. Con i suoi gesti fa interrogare. I gesti. Soprattutto una parrocchia che parla il linguaggio dei gesti partendo dall'attenzione agli ultimi. Ascoltando il grido di sofferenza che sale dal territorio.
Guardate, servizio agli ultimi ed Eucaristia sono due facce della stessa medaglia. Dove si celebra l'Eucaristia, si celebra anche il servizio, nella varietà dei linguaggi. Dove non c'è il servizio, l'Eucaristia è un'Eucaristia a metà. Perché Gesù non ci ha detto fate una bella cerimonia, fate un bel rito, fate una bella funzione. Gesù Cristo ci ha detto vi do l'esempio perché voi facciate quello che ho fatto io, ossia mi sono messo a servizio di tutti, ho dato la mia vita in dono, ho dato la mia vita in gratuità per tutti. Vi consiglio di leggere un documento, non vi spaventate della data, ottobre 1981, crisi italiana e prospettiva del paese. Un documento, guardate, sembra scritto stamattina, peccato che sia passato sott'occhio, sembra che è scritto stamattina, di grande attualità, di grande attualità. Soltanto a partire dagli ultimi noi possiamo cambiare lo stile della nostra società. Partendo dagli ultimi. Perché dice per te che il consumismo e le vendite ci ha fiaccato tutti. Ci ha fiaccato tutti. Perché non ci abbiamo paura dei migranti? Perché abbiamo paura che ci tolgano qualcosa. Abbiamo paura che ci tolgano qualcosa. Che mettono in crisi i nostri stili di vita e questi. Perciò abbiamo paura. Il consumismo ci ha piacciuto tutti. Non abbiamo più energie. Energie da consumare per gli altri. Tutto questo. Tutte queste. Questi slogan che vi ho lasciato. L'impegno della formazione dei laici. Oggi, con tutta la gratitudine agli operatori pastorali, con tutta la gratitudine, oggi non si può fare nessun servizio ecclesiale affidato unicamente alla buona volontà. O perché un po' di tempo da dare, vado in parrocchia da un anno. Chi oggi vuole fare un servizio pastorale e collaborare con la parrocchia deve essere competente, deve avere competenza. Competenza, non basta più la buona volontà. Ci vuole competenza. Perché annunziare il Vangelo al mondo di oggi. Alla gente di oggi è impegnativo, è impegnativo. L'annuncio del Vangelo nel mondo di oggi richiede competenza, competenze relazionali, competenze di linguaggio. Non è possibile annunziare Dio come si annunziava 50 anni fa. Annunziare il nuovo volto di Dio, oggi è difficile. Annunziare il Vangelo con un linguaggio che tocca il cuore, oggi è difficile. Dare delle risposte alla gente di oggi è complicato, soprattutto in modo giovane. Ci vogliono competenze, l'impegno della formazione. Guardate, la formazione non è leggere il libro, legge l'ultimo libro, l'ultimo articolo, la formazione è dare una forma alla propria vita, dare una forma alla propria vita, curarsi dalla mattina. Operatori pastorali oggi che avete la competenza di essere un testimone.
Soltanto la vita genera la vita, dicevo Bambini. La vita genera la vita. Ma se non c'è la vita, non si può generare assolutamente nulla. Assolutamente nulla. Il problema della formazione di tutti i laici, soprattutto di quei laici che sono disponibili a vita della parrocchia, è l'annunzio della luce. Ci sono due pianeti da tenere presente, necessariamente. Due pianeti da tenere presente, in un'impostazione pastorale. Il pianeta famiglia e il pianeta giovane. Due pianeti da dover tenere presente. Il pianeta famiglia e il pianeta giovane. L'attenzione alla famiglia, ma in tutti i momenti, quando la famiglia si prepara ai cammini del matrimonio, che sono di un'importanza eccezionale se fa bene. È un cammino di iniziazione, non di indottrinamento, è un cammino di iniziazione al sacramento della vita comunale. Iniziazione. E poi l'accompagnamento dopo il matrimonio. La comunità cristiana che cerca il sacramento del matrimonio, il sacramento passa attraverso la comunità, non può poi dopo il matrimonio abbandonare questi giovani. La grazia del sacramento svanisce se non si cura la sorgente continuamente. Nel giorno del matrimonio non si riceve un permesso della coabitazione, si riceve una sorgente d'acqua viva, si riceve lo spirito, quello è il sacramento, si riceve lo spirito che permette di amare come c'è la Dio, ma questa sorgente va mantenuta viva tutti i giorni e tutti i momenti. Accompagnamento di tutte le famiglie in ogni stagione. Nei primi 5 anni, quando sono gli anni della crisi, dopo 5 o 7 anni si discute 5 o 7 i social, e poi anche in seguito accompagnamento delle famiglie. Poi l'accompagnamento dei giovani. Non so qui dalle vostre parti. C'è un segmento di comunità parrocchiale che non è presente. E questo segmento sono i giovani. C'è un pezzo di comunità che non è mai presente. E questo pezzo sono i giovani. I soldi della comunità cristiana si riconcili con i giovani. Guardate, noi come chiesa siamo ancora sotto lo shock del 68. E da quello shock non siamo guariti. Crediamo che i giovani di oggi siano come quelli del 68. Che vado a cazzo perché è loro rivoluzionario. I giovani di oggi sono poveri giovani. È un mondo di povertà che chiede una sola cosa. C'è qualcuno che si interessa di noi? C'è qualcuno che ci vuole incontrare? C'è qualcuno disposto ad amarci? C'è qualcuno disposto ad aiutarci nel cammino della vita? C'è qualcuno? I giovani del 68 non valevano nessuno. I giovani di oggi sono... Vi ricordate il figlio di Ulisse? Come si chiama? Peleo, che aspettava il ritorno del padre. E i giovani di oggi sono come Peleo, aspettano
aspettano che venga fuori un adulto capace di dire ci sono io accanto. Ci sono io accanto. Ci sono io accanto. I giovani, voi lo sapete, si conquistano, San Giovanni Bosco, si conquistano con il linguaggio del cuore. Con il linguaggio del cuore. Con il linguaggio del cuore. Educare, far vedere il cuore, far sentire il cuore. Far sentire il cuore. Io mi fermo qui. Sono degli slogan, vero, che vi ho lanciato. E su questi slogan possiamo confrontarci qualche momento e poi domani continuare la vostra riflessione. Passando attraverso questi